La situazione è una situazione di grave disagio, legata al fatto che da un lato storicamente i professori d'orchestra non sono mai riusciti a lavorare per l'intero anno, la loro attività quando è andata male si è concretizzata in 8 mesi di lavoro, negli anni diciamo di grassa in 10 mesi, nei mesi restanti sono in pausa stagionale, quindi non hanno né retribuzione né copertura previdenziale, e siccome lo scenario di questi periodi sembra ulteriormente preoccupante, da un lato la crisi generale che vede una contrazione dell'economia, dall'altro le decisioni che il governo starebbe per prendere di far scomparire gli enti locali, tra cui le province, e ricordo a tutti, questa è l'orchestra provinciale, quindi che fine farà domani l'orchestra provinciale? Questi sono i grandi temi, diciamo. I temi poi più concreti che abbiamo evidenziato anche in un volantino che stiamo distribuendo alla cittadinanza riguardano da un lato appunto un impegno chiesto agli altri soggetti, non solo alla provincia, ma agli altri soggetti istituzionali, ma anche imprenditoriali volenterosi, alla cittadinanza sensibile rispetto alla contribuzione perché questo fiore all'occhiello della musica lirico-sinfonica del Salento non venga meno. E contemporaneamente abbiamo il problema che non tutti i professori d'orchestra hanno al momento il contratto a tempo indeterminato, quindi questo significa che alcuni di loro sono maggiormente esposti a questa precarietà. Noi chiediamo senza dubbio, non scindiamo i temi, noi vogliamo oggi manifestare in maniera, ripeto, propositiva, non manifestiamo contro qualcuno, manifestiamo pro fondazione perché all'interno della fondazione si riescano a realizzare da un lato quelle economie che consentono ai professori d'orchestra di lavorare tutto l'anno, di offrire la loro offerta culturale al Salento e ai turisti, dall'altro di proteggere professionalità che lavorano in orchestra anche da 30 anni e che ancora hanno dei contratti a tempo determinato. Bravo, grazie.